L'elezione più pazza del mondo ha un nuovo capitolo ed è incredibile, nel senso che sembra, poi leggeremo le carte, che il PD ha confermato l'accordo con Calenda che prevede i rigassificatori, l'agenda Draghi sulla difesa, sulla politica estera e tutto il resto, e nello stesso tempo Calenda ha caricato questo dicendo che ci saranno inceneritori comunque. Centrali nucleari, che per farle bisogna utilizzare l'esercito, che i temi della transizione ecologica e digitale, quindi sono sì, probabilmente importanti ma non essenziali, ma nello stesso tempo il PD adesso fa anche un accordo con Europa Verde e Sinistra Italiana con un altro programma, ma non cancella l'accordo fatto con Calenda. Quindi di che si tratta? Si tratta di una coalizione su vari binari che ovviamente, visto che il PD ha fatto l'accordo sui fossili, sarà prevalentemente sui combustibili fossili. Io ho visto che Sinistra Italiana ha chiesto di fare anche un tentativo ancora sul Movimento 5 Stelle, però su questi progetti programmatici non credo che Conte potrà mai essere d'accordo. Cioè, se ha puntato tutto sulla transizione ecologica e digitale, come Premier ha fatto questa scelta, negli ultimi tempi, ovviamente con molto rigore, ha detto no alle politiche degli inceneritori, ma non perché, come dire, ha un vezzo, ma perché gli inceneritori sono una roba arcaica, vecchissima. L'Unione Europea chiede il recupero di materia, non chiede più questi grossi impianti. Gli ultimi studi parlano di piccoli impianti di vario tipo che facciano parte dell'economia circolare, cioè di cosa stiamo parlando? E poi il nucleare che vuole Calenda, ancora parliamo di nucleare quando le centrali nucleari francesi sono chiuse o mezze chiuse perché non hanno acqua e perché con la siccità la situazione è più drammatica. Ecco, aspettiamo qualche altro giorno per qualche altra puntata delle elezioni più pazze del mondo, ma quello che è certo è che vedere un accordo che va da Sinistra Italiana a Calenda, con il PD che cerca di fare il garante di una posizione quantomeno strabica, perché non si capisce come si può conciliare tutto, significa oggi aver fatto un accordo con una forza politica, quella di Calenda, che punta decisamente su posizioni palesemente contrarie ai principi di partecipazione, di democrazia e di ecologia. Cioè dire che tu vuoi imporre i rigassificatori con l'esercito ovunque è un atteggiamento a dir poco arrogante, pericoloso. È molto sconcertante. Io spero che Conte si voglia far aiutare e rilanciare nel programma del Movimento 5 Stelle, di come lui lo sta rilanciando e rifondando, persone come la senatrice De Petris, utilizzi questi riferimenti che in 10 anni di presenza al Senato hanno dato la dimostrazione di mantenere la barra ferma, di non vendersi per qualche seggio. E devo dire di portare a termine una cosa di cui sarò sempre riconoscente, cioè la De Petris e i 5 Stelle sono stati i front runner al Senato per cambiare la Costituzione e inserire l'ambiente in Costituzione. È per questo soprattutto che va a loro la mia gratitudine, a Loredana De Petris e allora era Gianluca Perillo, la senatrice Maiorino dei 5 Stelle, ma anche gli altri. Ovviamente il ringraziamento a tutti gli altri deputati che hanno votato, deputati e senatori, la riforma della Costituzione a febbraio scorso, ma chi ha lavorato sono stati loro. Quindi io spero che Conte, che giustamente ha fatto aperture a tutti gli ecologisti, a tutti i progressisti, a questo punto verificato che comunque da Sinistra Italiana a Calenda si farà un'alleanza abbastanza surreale, diciamo la verità, su posizioni completamente opposte. Noi quando facevamo le coalizioni dell'Unione ci lavoravamo, cercavamo dei punti di mediazione, ma mai avremmo fatto alleanza con uno che proponeva il ritorno al nucleare, cioè non l'ha proposto nemmeno il più originale, chiamiamoli così, delle coalizioni di centrosinistra del passato. Ebbene, spero che Conte possa avvalersi di persone serie, di veri ecologisti e vere persone, come dire, progressiste come la De Petris, che mi sembra un punto di riferimento importante. Vedremo le altre puntate di questa storia delle elezioni più pazze del mondo, dopo una crisi più pazza del mondo e soprattutto il rischio di una presa in giro per i cittadini che poi si trovano a votare senza poter nemmeno esprimere le proprie preferenze né all'uninominale né al proporzionale e quindi con il rischio
che i cittadini debbano solo mettere una croce. Allora almeno diamogli delle informazioni, perché se hanno un solo momento a disposizione, facciano una scelta saggia per almeno evitare la catastrofe climatica.